importante destinazione, è la prima destinazione che non era servita in termini di potenzialità di traffico, quindi assolutamente importante questa decisione, aumenta la connettività dell'aeroporto e quindi sicuramente ha, come dire, una potenzialità di successo altissima. Dal punto di vista dei numeri, sono circa 60.000 i passeggeri che lo scorso anno hanno scelto Mexico City come destinazione usando via altri punti intermedi per arrivare, quindi il volo diretto darà sicuramente stimolo e amplierà questi voli. Dal punto di vista generale, aumentare i voli intercontinentali ci sta portando sicuramente un grande beneficio di connettività, l'aeroporto vive di questo e quindi la capacità di Alitalia attraverso il tuo network di attirare traffico anche da altri aeroporti, altre città italiane e europee via Roma farà sì che questo volo, oltre a portare il semplice volume di traffico punto punto, porterà per l'aeroporto un qualcosa in più in termini di connettività. Mexico City si inquadra evidentemente in un mercato molto più ampio che quello del Sud America, che vede una potenzialità di più di 3 milioni di passeggeri, quindi sicuramente diventerà una delle destinazioni di punta del network di Alitalia e dell'aeroporto di Roma.